Ciao, sono Andrea e quest'oggi ci troviamo nel Centro Federale della Nazionale Italiana di Badminton. Tra pochissimo andremo ad incontrare anche tutti gli atleti che ne fanno parte. Badminton è uno sport antichissimo, infatti si trovano tracce di questo sport già dal primo secolo avanti Cristo. Il gioco inizia a diffondersi molto rapidamente, dalla Cina passa al Giappone fino a terminare il suo giro in Inghilterra. 1860, un duca britannico organizzò un gioco nella sua badminton house e fu proprio da lì che questa disciplina prese il nome. Dalla Cina si va in Inghilterra per poi ritornare a casa. Infatti nell'ultimo secolo i campioni più forti provengono proprio dalla parte asiatica, anche se il campione olimpico in carica è danese. Finalmente il badminton arriva in Italia nel 1940. Il 1974 è una data storica perché il cavalier Chiappero chiese al CONI di istituire la prima federazione volano in Italia. Nel 1977 si svolge il primo campionato italiano, mentre nel 1978 la nazionale italiana partecipa per la prima volta al campionato europeo in Inghilterra, precisamente a Preston. Nel 1992 il badminton entra ufficialmente tra gli sport olimpici, partecipando per la prima volta alle Olimpiadi di Barcellona. Come promesso, siamo qui con Giovanni Greco, capitano della nazionale italiana di badminton. Ciao Andrea, sì. Ma la tua prima volta che hai visto il badminton, quando è stata? Cioè proprio in questo centro federale in Sicilia, come ti è venuta la passione? Come ti sei appassionato? Guarda, io sono originario di un paesino piccolo della provincia di Palermo, no? Ho avuto la fortuna che mio cugino praticava questo sport e quindi io, incuriosito all'età di 7 anni circa, sono andato in palestra un po' a provare. Mi ha incuriosito perché era uno sport particolare, questo volano con queste piume d'oca, eccetera. E quindi ho provato e da lì ho visto che ero anche portato. Avevi un talento? Sì, anche ero portato, ma comunque mi è subito piaciuto e quindi è diventata più una passione che poi è diventata anche un lavoro vero e proprio. Poco fa in backstage mi hai svelato qualcosa che non dovevi svelarmi, perché da buon tarantino adesso io te la metto giù così. Giocavi prima il singolo, adesso giochi il doppio e mi hai anche detto il perché. Sì, lo possiamo anche dire, perché diciamolo, lo sanno diciamolo, tutti. Dai. Allora, possiamo dire che quando ero più giovane potevo permettermi di giocare il singolo e quindi di coprire il campo da solo, mentre adesso gioco il doppio maschile, che magari c'è una componente fisica minore e posso essere aiutato anche dal mio compagno di doppio. E te lo sei scelto ovviamente più giovane di te? Sì, ovviamente, perché deve correre lui e deve fare lui Turbo. Il lavoro sporco. Io faccio un po' più il lavoro di visione di gioco. Per arrivare al match, qual è la settimana tipo di allenamenti? Quante volte vi allenate a settimana? Quante volte al giorno? Che tipi di allenamenti fate? Guarda, noi ci alleniamo praticamente tutti i giorni, 2 volte al giorno, tranne il sabato in cui facciamo solamente una sessione mattutina. La preparazione ai tornei poi è diversa, magari poco prima dei tornei riduciamo il volume di allenamento in campo e facciamo qualche partita di allenamento in più. Adesso non abbiamo nessuno dei tuoi avversari che ci starà sicuramente ascoltando, però ce lo puoi dire così, qual è il tuo colpo che ti viene meglio? Allora, guasso nella manica. Guarda, io sono sempre stato un giocatore molto tecnico, no? Quindi magari il mio colpo preferito, adesso che faccio il doppio, può essere una finta che faccio per spiazzare entrambi gli avversari nella parte frontale del campo. Comunque, anche se i miei avversari non ci stanno guardando, ci sono tutti i video, quindi prima della partita ci studiamo sempre tutti, è normale. Quindi c'è anche questa parte tattica. Assolutamente. Pre-partita, dove tu vai a studiare il tuo avversario. Sì, ormai ci sono tantissimi video, quindi prima della partita vedi comunque il tabellone contro chi devi giocare e vai a fare comunque un lavoro tattico insieme agli allenatori prima della partita, insomma. A livello tecnologico, ti faccio alcuni esempi, come nel rugby o nel calcio, sono state inventate queste pettorine che calcolavano la distanza percorsa da un atleta. Ad oggi sono state migliorate e incrementate queste tecnologie e si riesce a sapere il calciatore o il rugbista sia quanto corre ma anche dove corre, quindi è tutto improntato al miglioramento della performance di un atleta. Nel badminton
C'è qualche tecnologia che vi aiuta in questo? Sì, allora ci sono prima di tutto dei software che ci aiutano a livello tattico, che diciamo inglobano tanti dati che ti servono poi alla partita. Più che altre tecnologie che vengono utilizzate in laboratorio, per esempio, è vedere la velocità che raggiunge il volano, la pallina nostra. Infatti si è visto che in laboratorio ha raggiunto addirittura la velocità di più di 500 km orari, è stato un Guinness World Record, ed è infatti il badminton, lo sport di racchetta più veloce al mondo. Giovanni, adesso andiamo a giocare e cerchiamo di battere sto Guinness World Record. Chi è che ce l'ha sto Guinness World Record? Un indiano. Dobbiamo batterlo, bisogna portarlo in Italia. Assolutamente. Vamos. Dai, andiamo. Che fai, mi dai del tu? No, batti lei. Questo cos'è, un provino live? Sì, ti facciamo entrare in nazionale così. Vieni a rete. Devo ammettere che però è divertente. Dai, stai andando bene. È abbastanza faticoso, quindi poi quando acceleri però... Non eri pronto, dai. Ti do un consiglio: al servizio, anziché lanciarla la pallina, lasciala. La lascio? La lasci e la colpisci, è più semplice. Ok. E... parto bene e poi mi faccio prendere dall'emozione. Non emozionarti allora. Quindi adesso cosa facciamo? Un doppio però, sfidiamo? Il doppio misto titolare della nazionale, quindi te la senti? Martina e... David, Roche. Detto la Roccia, detto esatto. La Roccia. Ci sei? Giochiamo piano. Sì, dai, non esageriamo, non distruggiamo. Non voglio distruggerli, anche perché ci sono gli allenatori della nazionale, non vorrei e che poi li buttassero fuori. Le Olimpiadi tra un po', sì, mondiali, esatto. Quindi... Dai. Bravo Andre. Grande Andrea. Martina attacca. Ma noi difendiamo, tranquillo. Devo dire che la battuta è il mio punto forte, Tranquillo. Bravo Andre! Tutto bene? Qua abbiamo già scottato il primo ginocchio. Wow, spero che l'abbiate ripreso, L'avete presa questa, spero, ragazzi! Ragazzi, dopo questa facciamo aprire il canale social a Giovanni. Appena mettiamo questo sui social, tutti appassionati di badminton. Tutti. Bravo, Andrea, attacca così! Aggressivo! È punto! Beh, possiamo chiudere. E da domani sono qua, allenatori, mi dispiace, avete trovato... Grazie, eh. Grazie mille, grazie Giovanni. Abbiamo chiesto al presidente della federazione qual è il futuro di questa disciplina in Italia. Buonasera a tutti, sono Carlo Beninati, sono il presidente della Federazione Italiana Badminton, di questa federazione sportiva nazionale sport olimpico, sin dal 2017. Dobbiamo dire che secondo me ci sono stati cambiamenti significativi, in particolare se parliamo, diciamo, della capillarizzazione maggiore sul territorio del nostro sport, della nostra disciplina. Il badminton è sicuramente ora molto più conosciuto e in particolare abbiamo curato due fasce di età: i giovani, quindi i piccoli,
sino agli 11, 12, 13 anni, e gli over 52. La nostra federazione in questo momento sta giocando quattro carte. Due carte nel settore olimpico e due carte nel settore paralimpico. Faccio anche nomi e cognomi perché non li nascondo di certo. In questo momento chi effettivamente sta lottando con i denti per trovare un posto all'interno della qualificazione olimpica sono Giovanni Toti e Fabio Caponio. Parimenti, la stessa cosa sta avvenendo nel para-badminton, dove abbiamo due ragazzi, Yuri Ferrigno e Rosa De Marco. Anche loro stanno cercando di trovare un posto nella qualificazione alle Paralimpiadi. Lì è un po' più difficile perché i posti effettivamente sono veramente pochi. Allora, siamo qua con Yuri Ferrigno, che da cognome sembrerebbe brasiliano, ma brasiliano non è, super italiano. Siamo qui con un atleta paralimpico della nazionale italiana, nonché anche il più esperto, vero? Sono sempre riuscito a mantenere l'asticella alta, come si dice in Italia. Nel 2024 ci saranno le Olimpiadi a Parigi. Tu come ti stai preparando? Ho sempre lavorato con obiettivi a corto raggio e per me realizzabili, chiaramente, perché, come ripeto, non posso dire ok, voglio vincere le Olimpiadi, ma non ho la capacità per farlo. Il primo step è stato arrivare a podio agli europei che ci sono stati lo scorso agosto. Il prossimo mese ci sarà l'ultimo torneo valido per la qualifica e è una persona solo che potrebbe scavalcarmi, altrimenti sei a Parigi. Sono a Parigi, ecco. Cosa consiglieresti ad un giovane che ha una disabilità a livello sportivo? Di non limitarsi e non fermarsi proprio appunto davanti alla disabilità. Di fare sport, qualunque lui ritenga più idoneo. Da impegni puoi fare determinate cose in un modo. Da seduto puoi fare le stesse cose, ma in un altro modo. Importante è non porsi limiti, perché non ci sono limiti. Io conduco la stessa vita che facevi prima. Che facevo prima. Questo è un bellissimo messaggio. Io, Yuri, ti ringrazio. Okay. E adesso c'è Meg che ti aspetta e mi sa che ti tocca fare un bel allenamento oggi. Grazie. Grazie mille. Ciao. Lo sport è come uno spettacolo. Non importa quante volte tu lo veda, perché non saprai mai come andrà a finire. Yeah.